Ciao a tutti, oggi andremo a vedere Astrid Cat's Tale, un gioco d'avventura sviluppato da Primo Dev e disponibile su Nintendo Switch a un prezzo di circa 7€, mentre su PC sta a 4€ e su mobile addirittura gratis. E qui la domanda sorge spontanea, ossia come mai il motivo del distacco tra PC e Switch, ma soprattutto il distacco esagerato tra le due controparti? La risposta è molto semplice: su Switch e su PC il giocatore compra la Support Edition, ossia va all'associazione per rifugi di cani e gatti. Nel gioco saremo un gattino che cerca di sopravvivere in una città e per fare ciò dovremmo dialogare con tutti, recuperare cibo e cercare rifugio da qualche parte sfruttando a nostro favore l'ambiente circostante. L'area di gioco non è molto grande, ma ricca di pericoli, infatti oltre a non fidarci di alcuni NPC potremmo ritrovarci coinvolti in qualche incidente o addirittura morire di stenti. E sì, perché essendo un gioco d'avventura e sopravvivenza avremo a disposizione un bel po' di finali. I dettagli del gameplay li vedremo più avanti. La grafica è pixelosa ma non dà fastidio e viene sfruttata al meglio in ogni parte, e se si passa dietro gli edifici questi scompaiono. Il sonoro ricalca molto le vecchie avventure grafiche. Quindi il voto finale è un bel 7. Adesso passiamo alla parte del gameplay. Già, se vedete in alto abbiamo delle varie icone. Allora, innanzitutto questo qua sono i trofei da sbloccare che man mano faremo quando andremo a parlare con tutti, evolverci di livello, eccetera. Poi abbiamo il lucchetto che sarebbe per tutti i finali disponibili, che si sblocca ovviamente la roba. Qua abbiamo le varie grafiche che andremo a vedere dopo in game e basta. Poi andiamo avanti su Start Game e proseguiamo. Allora, questa qua è la storia praticamente. Sei un gatto randagio che deve ovviamente arrivare alla fine giornata per poter andare avanti. Come abbiamo detto anche all'inizio, abbiamo 12 giorni a disposizione. E qua infatti la mamma muore. Ora, guardate la strada. Allora, find a trash can and that, ok. In pratica ci dice di andare verso il bidone e interagire. Prendere e andare e mangiare il coso, l'osso, che però non ci serviva dopo, vabbè. Comunque, qua adesso ci spiega velocemente la roba delle intro. Quindi, allora, quello verde è la salute. Quello rosso è appunto la fame. E quello blu è il giorno. Adesso andiamo qua e portiamo il rosso a questo gattino qua. In pratica ci ha l'indicazione su come sopravvivere e dopo c'è il limite, ci aggiorna la casa. Come abbiamo visto prima, abbiamo già fatto la roba, quindi questo qua per andare a dormire, per salvare e tutto. Quindi possiamo essere anche investiti dalla gente. La bottiglia non consiglio di prenderla. Allora, innanzitutto andiamo a parlare con questo qua. Ok. Ok, perfetto, adesso qua ci dà il cibo, mangiamo. Adesso l'isca di pesce andiamo a portarla là a dove avevamo la casa.
Quindi andiamo di qua. Qua comunque c'è tanta roba da interagire anche, se vedete. Sarà civile da portare regali, parlare con gli altri, eccetera. Ok. Adesso praticamente andiamo a prendere qualcosa e diamogli il regalo. Allora, andiamo qua. Prendiamo, per esempio... Aspetta, vediamo se qua c'è qualcos'altro. Andiamo a cercare un bidone della mondizia. Mazza, un altro osso. Vabbè, fa niente. Andiamo a darglielo a questo qua. Tanto parte a raffica, ma fa niente. E lo diamo al tizio. Ok. Ok. Perfetto. Per qua la X per vedere le interazioni sociali, eccetera. Quindi andiamo a letto adesso. Allora, però io devo mangiare anche, quindi allora facciamo così. Andiamo a letto. Andiamo a letto. Allora, innanzitutto mangiamo. Ok, però vedete che ci ha avvelenato. Ok. Allora, adesso andiamo a recuperare altro. Ma anche gli scatoloni qua. E praticamente è tutto così. Praticamente sarebbe da andare da sopravvivenza avventura man mano andando in giro e raccattando la roba. Semplicemente. Niente di particolare. Se non che dobbiamo magari upgradare la casa, eccetera. Mi pare che bisogna sopravvivere circa 12 giorni. Se moriamo, come se moriamo praticamente non tutte le varie upgrade eccetera non vengono, cioè vengono salvati, quindi non perdete niente. Ed è molto utile secondo me sta roba qua. Alcune cose non vi consiglio di mangiare perché, e come abbiamo detto, non c'è una, come si dice, una tabella effettiva di quello da non prendere e quello da prendere. Quindi potete magari trovarvi con, tipo in questo caso, adesso vi faccio vedere. Adesso per esempio, come abbiamo visto prima, come avevo detto, la bottiglia che avevo provato, che ho provato tempo fa, questa qua non dovete assolutamente mangiarla. Al limite potete darla. La diamo a lei. E prendiamo a parlare. Eva Gif. Fa niente. Ok, c'è la scatoletta, mangiamo. No, cazzo, vabbè. Mangia, ok. Praticamente, adesso, allora, andiamo giù di là e prendiamo l'altra roba che ci può servire. Allora, man mano qua troverete anche la roba. Se andiamo a vedere, qua torna la notte. Qua c'è un ratto, perfetto. Andiamo a dargli il ratto. Adesso vi faccio vedere anche che ci investono, però. E andiamo a dormire. Così si ricarica tutto e possiamo prendere la roba anche vicina. Allora, adesso. Ok, allora, banana, la diamo a lui. Poi andiamo giù di qua. Merda. Vedete? Siamo al 24, 16, cioè 18, scusate. Allora, qua abbiamo trovato altra roba.
Altra banana perfetta. E dopo qua c'è un altro gatto, perfetto. Quindi andiamo qua. Vai in fretta. Qui adesso attraversiamo. Ok. Riattraversa. Sì, ma basta che ti muovi. Qua troviamo un altro coso che ci dà il ratto. Aia, siamo già al 12. Ok, proviamo ad andare a dormire. Cosa ci dà? Ok, 21, perfetto. Adesso andiamo a recuperare. La lisca. Lisca no, non ci serve, ci manca un coso. Allora, mangiamo merda. Aspetta, vediamo se riusciamo. No, merda, aspetta. Adesso siamo nella cacca, adesso siamo nella cacca. Però possiamo rifarci. Ok, perfetto. Aspetta che vado a recuperare. No, aspetta, questo qua droppiamolo. Sperando che non ci. Banana, droppa. Aspetta, parliamo con la tizia. Ok. Mangia e mangia. Ok, mangia. Qua adesso non c'è più niente. Ok, siamo a posto. Allora, praticamente adesso dobbiamo andare a prendere un altro. Manca un osso, praticamente ci manca. Il osso dove vado a cercarlo? Aspetta, allora, manca un osso. Minchia, che culo. Allora, un osso, no. Dopo. Osso, perfetto, andiamocene. Allora, di qua non c'è niente. Adesso vediamo cosa succede qua. Material. Ok. Adesso praticamente dobbiamo andare a chattare con gli altri. Allora, andiamo a chattare qui. Allora, aspetta, andiamo a dormire prima di tutto. Sì. Ok. La seconda casa. Praticamente adesso in teoria dovremmo andare qua. Praticamente man mano che upgradiamo tutto ci mandano anche le varie aggiustamenti anche nostri ovviamente, perché se vedete prima avevamo 40 e adesso ne avevamo 50, poi ne avevamo 180 della fame, adesso ne abbiamo 190. Ora ti manca tutto, vabbè, fa niente. Allora, end conversation, e andiamo a vedere di là cosa ci manca. Allora, banana dovrebbe andargli bene. Sì. Ok. Adesso andiamo di là e tentiamo di raggiungere il livello 3. Andiamo dalla tizia e prendiamo il livello 3, vediamo se va. Ok. Cibo. Ah, aspetta. Drop. Magna. Aspetta un attimo. No. Vabbè, andiamo avanti di qua. Te cosa vuoi? Aspetta, qua a te non c'è niente. Allora, facciamo così. Banana ancora. Ok,
Questo di qua, niente. Ok. Allora dai, facciamo così. Allora, per oggi possiamo anche concludere qua. Anzi, però è vero, prima vorrei fare una cosa. Rubiamo qua. No, ah sì, dall'altra parte è da rubare, aspetta. Facciamo così, proviamo a rubare. Che era, se non sbaglio, aspetta, è qua. No, aspetta, scusami, ho sbagliato. Hai un pesce. Mangiamo il pesce. E adesso facciamo una cosa. Ci mettiamo qua e andiamo a dormire per tutti gli 8 giorni. Ci proviamo. E poi concludiamo. Dei 7. Sì, in pratica non facciamo una mazza, praticamente. Ok. Ci siamo. Vediamo questo finale. Ok, adesso con questa qua adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, continuate a seguire sia NextPlayer che Nintendo Switch Gruppo Italiano e ciao e alla prossima.